difficile per i multiservizi e tutto il settore delle pulizie. Voi avete chiesto un incontro con il capo di gabinetto in prefettura. Cosa vi è stato risposto, visto che avete un contratto che non si rinnova da 7 anni? Abbiamo fatto presente le problematiche che c'è nel contratto, e il capo di gabinetto è stato molto gentile ad accoglierci e ha preso atto delle nostre richieste. E andremo avanti nel nostro iter burocratico per poter far arrivare a Roma le nostre richieste territoriali che ci sono qua ad Arezzo e provincia. Quali sono i problemi proprio qui nel territorio? Ma i problemi lavorativi ora, a parte l'emergenza Covid che è generale per tutti, specialmente però nelle pulizie, negli ospedali che tocca in maniera tangente la cosa, il problema è il rinnovo del contratto, che sono 7 anni che chi lavora in questo comporto e il contratto è scaduto da 7 anni, dove ancora la paga base sono 7 euro qualcosa, 7 euro 15, 7 euro 25 se non vado male di memoria, lorde. Ecco, imprese di pulizie che in questo momento particolare sono anche più sotto pressione. Alcune sì, alcune no, perché chi opera nel settore privato, se si pensa alla ristorazione, sono in cassa integrazione, perché le imprese di pulizia sono, in questo momento il Covid ha fatto da sparti traffico, da sparti acqua, perché c'è una parte che aumenta il lavoro e una parte dove diminuisce, dove c'è la gente che è in cassa integrazione, perché chi lavora nel settore privato, chi è stato chiuso, chi lavora nelle aziende private che sono chiuse, se si pensa anche alle aziende Orafe che abbiamo qua nel territorio, o altre tipologie di commercio, Zara, OIS, quelli fanno le pulizie quando sono state chiuse, erano tutti in cassa integrazione. O a orari ridotti quando hanno riaperto oggi, chi sono state richiuse e sono a casa un'altra volta. E in alcuni casi c'è gente che ancora deve scuotere la cassa integrazione di aprile-marzo.